però voglio esprimere come sindaco e a nome di tutta la giunta il disappunto con riferimento al provvedimento emesso oggi dal governo in materia di rifiuti, che sostanzialmente, pur chiamandosi decreto legge e quindi emesso in ragioni di urgenza, non risolve proprio nulla, perché non risolve l'urgenza. Quindi è un decreto sostanzialmente pilatesco, anche se voglio sottolineare che continuo a mantenere fiducia e rispetto per gli impegni presi dal Ministro dell'Ambiente Prestigiacomo, che so essersi impegnata per trovare una soluzione e con la quale sono convinto si potranno fare nelle prossime ore anche passi avanti significativi, affinché ovviamente non si interrompa il dialogo istituzionale per risolvere alcune tematiche importanti tra, almeno per quello che riguarda le competenze dell'amministrazione comunale di Napoli e il governo, a cominciare da passi molto importanti. Il nostro piano consente al comune di fare tutto in tema di raccolta dei rifiuti. Oggi, alla luce di questa decisione del governo, ovviamente ci auguriamo che soprattutto il Presidente della Regione faccia tutti i passi per consentirci di sversare tutto quello che raccogliamo, perché oggi con lo sforzo straordinario di Asia e in esecuzione dell'ordinanza del sindaco di una raccolta che si fa in 24 ore, diventa effettivamente, fa un po' rabbia vedere che noi non possiamo portare a sversare tutto quello che raccogliamo. Questo grazie anche agli sforzi economici che sono stati tutti indirizzati in quella direzione. Tutto, aggiungo un dato che trovo politicamente inaccettabile e ovviamente personalmente indecenti le affermazioni del ministro, del ministro Bossi, che dice ancora una volta oggi dopo, sì, me lo sono dimenticato, dopo aver ulteriormente abbandonato, perché poi l'atteggiamento della Lega è stato più che pilatesco, Bossi dice che i napoletani non hanno capito la lezione. A Bossi, come ho già detto in questi giorni, daremo purtroppo dei dispiaceri nei prossimi mesi, perché dimostreremo che il Mezzogiorno e il Sud non sono più una palla al piede del Paese e che questo poi teme la Lega. La Lega e gli imprenditori legati alla Lega. Cioè quello che Napoli e il Mezzogiorno possono diventare motore anche dell'economia di questo paese e cambiare quindi gli equilibri non solo politici ma anche economico-finanziari. E dimostreremo anche, nonostante il governo sostanzialmente ci abbia lasciato solo, perché il decreto di oggi, francamente, come ho detto prima, è assolutamente deludente, perché se c'è un'urgenza il governo deve risolvere il problema. Se il governo rimanda un accordo bilaterale tra il Presidente della Regione Caldoro e una delle regioni disponibili, chiaramente non risolve nulla, perché più o meno esattamente quello che c'era prima. Quindi è un provvedimento per far vedere, così come appare la solita balla berlusconiana, quella che nel prossimo mese, mese e mezzo, lui presenterà il grande piano straordinario, che sarà, già lo sappiamo, quello di far individuare a un commissario ulteriori discariche e fare un piano di termovalorizzatore. A questo noi invece continuiamo ad andare sulla nostra strada, ovviamente a maggior ragione rispetto a quello che è successo oggi, vale quello che noi contiamo di fare in tante difficoltà, cioè rendere Napoli, con una serie di strategie, alcune messe in atto e altre metteremo in atto nelle prossime ore, sempre di più autonoma.